È arrivato alla conclusione del primo anno, quindi alla metà del suo percorso, il progetto INGE, un progetto pilota in Abruzzo sulla formazione di quinto livello. 5 università coinvolte, comprese quelle straniere, l'ITS dell'Aquila, la Regione e l'Ufficio Scolastico. Un corso di 2 anni per esperto di reti che si svolge tutto in lingua inglese. Questi ragazzi ci sono iscritti, stanno facendo una preparazione di altissimo livello e avranno la possibilità di prendere un titolo doppio, se le nazioni che loro visiteranno, l'Italia e l'altra nazione che visiteranno, e soprattutto vivranno e stanno vivendo un mondo internazionale. Questa è la cosa più importante, essere già inseriti nel momento che si studia in un ambiente internazionale. Quindi è una bella sfida, i ragazzi prenderanno una qualifica che poi sarà spendibile in tutte le università delle regioni partner, quindi in Italia, in Romania, in Grecia e negli altri stati, in Belgio eccetera, ed è, sarà una un'alta specializzazione sulle nuove tecnologie, sull'ICT e su tutto questo applicato alle smart city, altro diciamo argomento assolutamente 4.0. Rappresenta sicuramente un'eccellenza per il nostro territorio, anche perché siamo riusciti a mettere insieme l'ITS con l'università e con le altre istituzioni del territorio per realizzare un percorso molto innovativo. Io sono particolarmente soddisfatto perché più del 90% dei corsisti dell'ITS riescono a trovare un'occupazione entro 12 mesi e questo è un motivo di vanto. Stiamo cercando di sviluppare ancora di più il nostro istituto e dall'anno prossimo saranno istituzionalizzati 2 corsi, un corso che concerne il corso tradizionale, diciamo che è il corso tecnico che rilascia il titolo di quinto livello per tecnici e per la verifica di impianti ad alta efficienza energetica, e il secondo corso che sarà diciamo un'evoluzione di questo corso e che concernerà l'edilizia sostenibile in ambiente smart building. Un corso che consente anche di acquisire nuove professionalità o di sviluppare quelle che già si hanno, quindi un corso adatto anche ai lavoratori. Con quale spirito ha vissuto questa esperienza? Con lo spirito di un aggiornamento professionale di cui avevo sicuramente bisogno, lavorando già come tecnico nella pubblica amministrazione, ma avevo bisogno di acquisire nuove competenze in settori di cui ero completamente a digiuno, come la programmazione e le certificazioni Cisco. È stato molto impegnativo, soprattutto perché le ore sono tante, sono 6 ore al giorno con una frequenza obbligatoria, quindi dovendo anche lavorare è stato molto difficile conciliare le 2 cose. In ogni caso mi sono trovato in una buona classe con degli ottimi colleghi, quindi le cose sono andate molto bene, soprattutto grazie a una docenza di altissima professionalità.